jackpot milionario che segna il record di montepremi mai raggiunto in tutta Europa. Il Super Enalotto tocca quota 173 milioni di euro con l'estrazione prevista per la serata di martedì 26 ottobre. A parlarcene sono i proprietari delle tabaccherie di Fano. La gente come si comporta? Gioca più di prima? La gente sta continuando a giocare, giocano relativamente, nel senso che comunque al Super Enalotto è sufficiente prendere una schedina o due schedine o tre schedine al massimo, giocare sempre con calma e comunque si sta giocando con la speranza di poter vincere questa cifra astronomica che cambierebbe la vita di tanta gente, insomma. Sono talmente tante che giocare una schedina o giocarne 1000, quando alla fine la possibilità di vincita più o meno è la stessa. Tra i giochi quali sono i più giocati? Direi che senz'altro il gratta e vinci è quello che si gioca di più, è molto più immediato, diretto, e poi sicuramente il Superenalotto quando raggiunge delle cifre così alte lo giocano tutti, dopo gli altri tradizionali. Adesso se ne sono aggiunti molti di nuovi come il Win for Life, il 10 e l'8. In questa ricevitoria ci risulta siano aumentate le giocate con un montepremi di 173 milioni di euro, è vero? Lì abbiamo sempre la fila e la gente gioca sempre più volentieri e convinta di vincere. Quali sono le categorie di persone, se c'è una categoria, che giocano di più? I ragazzi e comunque tutti, cioè non c'è più differenza, oramai giocano proprio tutti. Ma non per tutti, la febbre del gioco sale in maniera proporzionale al montepremi. Rispetto al passato la gente gioca un po' meno, come mai? La crisi un po', anche perché la gente non ci crede più tanto, è difficile vincere, quindi giocano di meno. Questo è dovuto anche al montepremi che è così alto? Sì. In quanto a tipologia di persone che giocano, sono più donne, uomini? Innanzitutto gente grande, tipo studenti, così no, donne, uomini, tutti. Quello che va per la maggiore è sempre il solito gratta e vinci. Sì, perché magari vincono di meno, però è più facile vincere qualsiasi cifra, quindi si accontentano di quello.